È un passaggio di testimone, come in una vera e propria staffetta. Escono i giocatori partecipanti al Day 2A e entrano quelli partecipanti al Day 2B. È un passaggio di consegne dato da numeri, come sempre, tradizionalmente impressionanti all'Italia Poker Open, giunto alla 24esima edizione, e bisogna anche dire che la prima moneta è ghiottissima, 300.000 euro, per cui tutti saranno doverosamente concentrati sul poker, sulle carte, sulle cifre. Rimane comunque il fatto che da pochissimo scende in campo anche la Juventus in finale di Champions League con il Real Madrid, e nella sala del nono piano, in salone delle feste, dove si disputa la 24esima edizione dell'IPO, verrà proiettata la partita. Ci saranno ovviamente tantissimi juventini pronti a sognare in grande con la squadra bianconera, qualche tifoso del Real, nato tifoso madridista, oppure improvvisato, perché in questi casi logicamente c'è qualcuno che gufa, non mancano milanisti, interisti, insomma c'è un po' di tutto, è normale che sia. Magari Maurizio Musso, che abbiamo intervistato ieri, lui è proprio tifoso del Torino, per cui non potrà far altro che gufare. Comunque il poker è sovrano in questa sala, nonostante l'intelligenza dell'organizzazione che ha pensato ben di proiettare la partita, e quindi si vedrà nel salone delle feste il match, ma questo fermo restando che si continuerà a giocare a poker, perché è troppo importante alzare un trofeo che vale l'Europa, che si chiama Champion, ma vale l'Europa un trofeo che si chiama IPO, e nel dubbio c'è un assegno da 300.000 euro.